Alberto Crespi ha curato Vittorio De Sica, Lettere dal 7. Cara Amy, sono le 5 del mattino. Ho voluto ristamparlo perché trovo che sia un libro bellissimo, divertentissimo e di piacevolissima lettura. Ed era un libro introvabile. Noi al festival Le Vie del Cinema di Narni, di cui sono il direttore, ogni anno presentiamo film restaurati. Da un paio d'anni abbiamo avuto questa strana idea di proporre anche dei libri restaurati. Restaurare un libro cosa significa? Ristamparlo in una forma nuova e regalarlo di nuovo ai lettori. E pensavo che questo libro di Lettere di Vittorio De Sica meritasse una seconda chance. Ecco, il De Sica che esce da questo libro, De Sica quando nel 1960 gira la Ciociara, ovviamente era già un regista importantissimo, aveva realizzato i capolavori del neorealismo, però affrontava ogni film in qualche modo come quasi fosse il primo, con molta umiltà e con molta anche incertezza in qualche modo. Con molta ansia, sì, è vero. Infatti la sua storica segretaria di edizione lo aveva ribattezzato opera prima, perché era come se ogni film fosse un'opera prima. E infatti questo libro è anche un esercizio, secondo me, di psicanalisi, parola che probabilmente a Vittorio De Sica avrebbe provocato l'orticaria. Però evidentemente De Sica, durante la lavorazione di alcuni film, sentiva il bisogno di una spalla amica con cui confidarsi. E questa spalla era la figlia Amy, alla quale scriveva una lettera ogni sera, dopo aver girato. Per fortuna Amy le ha conservate e noi oggi le possiamo leggere. Ed è diventato un libro, in qualche modo è diventato il diario della lavorazione del film. Sì, è il diario di lavorazione di 4 film, La Ciociara, Matrimonio all'italiana, Ieri, Oggi, Domani e I Girasoli. Sono 4 film molto diversi, 2 girati a Napoli, 1 girato in Unione Sovietica. Ecco, De Sica in Unione Sovietica è un film a sé. Soffrì molto. Se ci fosse un attore in grado di interpretarlo, bisognerebbe fare un film oggi per ricostruire l'avventura di De Sica in Unione Sovietica. C'è da ammazzarsi dalle risate. Questa sera vediamo La Ciociara. Dove la mettiamo La Ciociara nella carriera di De Sica e anche nello sfondo del cinema italiano? La Ciociara fu una specie di ripartenza nella carriera di Vittorio De Sica, perché non girava un film da diversi anni, non girava un film dal Tetto, che era stato un insuccesso di pubblico e di critica clamoroso, insuccesso. Poi per un po' di anni fece solo l'attore, nel frattempo la Loren aveva lavorato molto in America, a Hollywood, aveva fatto tutta una serie di film hollywoodiani anche molto importanti. E con grandi registi, tra l'altro. Con grandi registi. E quindi per lei tornare in Italia e fare il primo ruolo in cui non era truccata, in cui doveva fare una popolana e così via, per lui ripartire a distanza di 5 anni da un film che era andato molto male, ecco, era veramente un po' un'opera prima per tutti e due. Fu un film di svolta, un film di clamoroso successo, un film grazie al quale la Loren vinse l'Oscar, quindi va considerato, se non il film più bello di De Sica, perché è ovvio che pensiamo Ladri di biciclette piuttosto che Umberto Die, ma va considerato uno dei film più importanti nella carriera di De Sica. Come spesso capita, i film partono con una certa idea per quanto riguarda chi deve farli e arrivano in un altro modo. Questo film avrebbe potuto essere interpretato da Sofia Loren e da Anna Magnani, a parti rovesciate in qualche modo. Sì, sì, era la primissima idea di Ponti, del produttore. La Magnani doveva fare la madre e la Loren doveva fare la figlia. Solo immaginarla insieme è un po' strano, eh? Due donne molto diverse, una romanaccia e una napoletana, una piccolina e una gigantesca. Anagraficamente ci poteva stare, però erano entrambe troppo grandi. L'idea di dare alla Loren il ruolo della madre, secondo me, fu un colpo di genio di Ponti e di De Sica. E poi l'idea di trovare una bambina, allora, molto brava per il ruolo della figlia, la signora Eleonora Brown, che oggi è una splendida donna e che stasera è qua con noi. I risultati dicono che hanno avuto ragione. La Magnani e la Loren rimangono nel mondo delle possibilità, come il cinema per certi versi. Infatti, comunque la Magnani l'Oscar l'aveva già vinto, dai. E quindi la Loren in quel momento pareggia il conto. Grazie. Prego. Grazie Alberto Crespi.